Qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o venere in bilancia andiamo a vedere come saranno questi prossimi giorni di febbraio, gli ultimi giorni di febbraio con questa luna piena del 24 come influenzerà le varie aree della tua vita ok? andiamo subito a vedere, iniziamo con la parte generale e poi andiamo sull'amore allora, utilizziamo gli oracoli, le carte del domani Tutte le carte nuove che sto utilizzando, ragazze e miei ragazzi, le metto all'info box sotto in descrizione per, per poterle acquistare se lo desiderate. Sia queste, gli oracoli, le carte del domani, sia i miei oracoli, lui e lei. Ok, andiamo dunque a vedere carta di partenza. Qual è l'energia che contraddistingue le mie ragazze e miei ragazzi? Il segno della bilancia: Ascendente bilancia, l'uno, venere in bilancia in questi prossimi giorni, in linea generale. Andiamo a vedere, in linea generale. L'incontro, ci sarà un incontro qui, abbraccio, fusione, liberazione. Ci sarà l'incontro con qualcuno, una fusione, un incontro d'amore, un incontro: eh, mi parlano di, di una liberazione. C'è qualcosa che libera, mi può parlare d'amore? Un incontro meraviglioso, una fusione d'amore, qualcosa di indescrivibile, meraviglioso. Mi può parlare di incontri di lavoro che eh, sono finalmente una liberazione che stavate attendendo da tempo? Un incontro proficuo. Ok, vediamo ancora. Vediamo gli opposti. Visione della situazione reale, procedere senza esitare e gioia. C'è cioè un incontro con qualcuno. Questo è la, il simbolo della temperanza. C'è un incontro con qualcuno meraviglioso, molto chiare. C'è un incontro con qualcuno che porta gioia e gli opposti si attraggono e quindi di conseguenza si complementano anche. Ok, un'altra. Il fulmine, gioia, avanzare, riuscita. Ragazzi, c'è l'incontro con qualcuno e ragazzi, l'incontro con qualcuno all'improvviso im, all può essere. Eh, ci può essere mi, par mi parlano di più aspetti no? anche perché abbiamo chiesto in linea generale l'incontro con qualcuno eh, sia a livello amoroso che una riuscita in ambito lavorativo con un progetto qualcosa che ti porta gioia va bene? ok bellissime energie sono queste andiamo a vedere di cosa ci parlano queste bellissime energie facciamoci i tarocchi sulla linea generale poi passiamo all'amore Vediamo la linea generale, bilancia, cosa accade? Due di denari, la forza, la morte, mm. re di bastoni lotto di denari allora io vi dico che mi parlano chiaramente che a livello lavorativo io vi vedo avere sforzo e impegno in un progetto importante che avrà la meglio in questi prossimi giorni avanzamento riuscita in ambito lavorativo proprio fortissimo ci sarà un cambio a livello lavorativo che ti vede impegnata o impegnato da un punto di vista proprio di eccitazione, di conseguendo risultati importanti e ti vedo anche essere gratificata da dei superiori, dal capo o da qualcuno, o a livello lavorativo ti vedo proprio gratificata. Il tuo sforzo, il tuo impegno verrà ripagato. Va bene? Fortissimo a livello lavorativo si apre una nuova tappa per te. 100%. Vediamo un po' cosa ci dicono. La carta positiva per te il carro avanzamento riuscita trionfo anche un trasferimento un trasloco un, un trasferimento oppure un avanzamento una riuscita in piena regola in ambito lavorativo e anche laddove tu devi recuperare delle forze perché magari sei stata o sei stato indeciso su qualcosa pieno trionfo in questo è successo negli ambiti appena descritti andiamo a vedere ancora carta negativa 9 di bastoni, certo è che ti sei impegnata tanto, ti sei impegnato tanto a recuperare una situazione o qualcosa, stai più tranquilla o più tranquillo, ti dicono le carte, va bene? 9 di bastoni mi parla di stanchezza al blocco, no? Di eh, lottare per avanzare una situazione. Ok, rilassati un po' di più perché sono giorni propizi per te al 100%, va bene? Ok, andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Il primo respiro, mentalità da principiante. Sì, ci sarà un nuovo inizio nell'ambito lavorativo, da quello che ti ho descritto. Un nuovo inizio che ti porta tanta gioia, come se fosse un primo respiro di nuovo. Ancora respirare il primo respiro, non ci posso credere. Sì, tutto torna in ordine, in equilibrio e saranno giorni meravigliosi di grande rilascio. Quindi riposati un po' di più, perché il gioco è fatto. E adesso passiamo all'amore. Allora, vediamo in amore cosa ti porta questi ultimi giorni di eh, febbraio e, nella, e questa luna piena in vergine. Allora, andiamo a mettere prima la tua energia qui, l'energia della tua persona di interesse: se c'è o se non c'è la persona che può arrivare, e poi andiamo a vedere cosa arriva finalmente alla fine. Bilancia: ascendente, bilancia: l'uno, venere in bilancia. Vediamo la tua energia. Due di bastoni, il diavolo, sette di bastoni. Io qua ti vedo, allora per alcuni di voi, se avete una persona di interesse, ti vedo lottare per conseguire questa relazione e ti vedo lottare per conseguire questa relazione, se, se questa persona è a distanza io vedo lottare per conseguire questa relazione vi vedo animate da una um, forte carica per conseguire questa relazione, per uscire fuori da una situazione difficile con questa persona se c'è una persona di interesse, vi eh. vedo guerriere o guerrieri in questo mm. Per altre invece che sono single, voi siete molto ambiziose, molto esigenti e diciamo che alla persona che può arrivare mh, gliela fate sudare, questo è il senso. Vediamo un po' la persona di tuo interesse o della persona che può arrivare bilancia, 10 di denari. Il giudizio, il mondo. Io ti dico che qua c'è una persona che assolutamente vuole tutto con te. Dieci denari, si dà conto che vuole tutto con te. E casa, stabilità, il dieci denari è proprio tutto. E il giudizio mi parla proprio di questa persona che si risveglia a questo e il mondo mi parla del pieno successo, vedi paggio di denari proposte proprio in tal senso, che vuole tutto con te. Se è una persona nuova è una persona che può stare a distanza, ma la distanza non è un problema. Vuole tutto con te questa persona, ok? Aspettate, metto una cosetta qua in caso YouTube mi oscura il video, ok? Allora, andiamo a vedere cosa succede alla fine tra tutti e due. Il sole. Il sette di coppe. il re di coppe, ragazze. Qua si apre la possibilità veramente il sogno con una persona. Questa è una persona che te la farà proprio facile, la cosa. Qua mi parlano di una bellissima energia. il Sette di coppe si apre proprio il cammino. Una um, del, dell'immaginazione bella, bellissima in amore. E qua con il Re di Coppia mi parla di una persona che con cui è facile intendersi, una persona rispettabile, rispettosa, una persona di grande spessore d'animo. E io vedo qua con il Re di Coppia assolutamente tu ti lascerai andare, vedi? Il matto ti lascia andare. Quindi, se è una persona che già conosci, io qua ti dico che tu eh, vengono superati tutti gli ostacoli che ci sono tra te e questa persona. Vedo assolutamente nuove prospettive insieme a questa persona, una persona che ti dichiara l'amore, che ha intenzione di darti amore. Mm. Se è una persona nuova, io qua vedo che inizia con una bellissima amicizia, con cui si apre una prospettiva di un'unione importante. Qua abbiamo forti segni del leone, il capricorno, eh, cancro, pesci, scorpione. E te l'avevo detto anche qua, eh? mm, Ok. Con gli oracoli di prima. Vediamo un po' energia positiva. energia positiva, re di spada, una persona che lotta per te, lotterà per te, forti il segno anche dell'acquario e della bilancia come te e dei gemelli. Io ti vedo anche qua avere tutto sotto controllo la situazione, ok, energia negativa. La papessa energia negativa mi può parlare del fatto che ci possono essere un po' di dubbi da parte tua? Però alla fine ti lascia andare. Sì, assolutamente alla fine ti lascia andare i dubbi venerenti a un perché magari non te la sei passata bene in amore. Cinque di coppe. Però alla fine ti lascia andare. Avrai le idee proprio chiare. Eh? È una bellissima stesa ragazze mie e ragazzi. Andiamo a vedere un po' cosa ti dice questa persona. Cosa ti dice questa persona. Tu sei l'amore? Bellissimo, bellissimo. Cos'altro ti dice questa persona? Sei bella da togliere il fiato? <ride> bellissimo. Ancora, cosa ti dice questa persona? L'amore è follia. Questa persona è pazza di te. O sarà pazza di te. Bellissime carte, bellissime veramente. Vediamo cosa ti dicono le carte del cuore. Bugie, qua se avete avuto situazioni difficili dove persone hanno portato le maschere, si tolgono le maschere, ok? Viene detta la verità, la verità viene a galla e soprattutto questa persona ti dirà la verità su tutto, eh? Ancora? Bambini, bambini mi parlano di nuovi inizi e quindi nuove prospettive. Vediamo ancora. La tua anima gemella non è pronta. Questa carta mi dice che alcune di voi potevano non essere pronte a questa situazione, ma qua vediamo che viene risolta assolutamente. E mi parlano con questo sette di coppe, se siete per esempio all'inizio di questa relazione. Si aprono le prospettive. Se ti coppe sole con cui una bellissima amicizia con cui si apre qualcosa di più, e quindi tu puoi essere non pronta o non pronto, però con il re di coppe qua, che è una persona che si lascia fluire, che ha pazienza, con cui te la intendi, tutto sarà facile. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, bellissima stesa. Complimenti a tutti. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima, e come sempre, che Dio vi benedica.